Il contributo dell'università in questo riordino del Policlinico di Chieti? Ah, il contributo dell'università è stato quello di dare dei suggerimenti pratici, perché tanti medici che lavorano in ospedale sono universitari, anzi forse la maggior parte, e per di più si è formato da poco, per la prima volta nella storia devo dire, un comitato unico di medici ospedalieri universitari che mi hanno chiesto di esporre le loro istanze e di portarle sul tavolo della ASL e della Regione, e così abbiamo dato dei suggerimenti attuativi che devo dire sono stati presi assolutamente subito in considerazione. Siamo riusciti ad arrivare a un risultato che vedrà la ristrutturazione del chiamiamolo vecchio policlinico e più la costruzione di un nuovo corpo e dei parcheggi, che ovviamente mancano perché è una carenza cronica italiana. Se non è servita neanche la pandemia, con quella carenza di medici che c'è stata e con quel fabbisogno aumentato, cosa potrà servire mai per far sì che venga un po' sbloccata la situazione del numero chiuso? Io sono assolutamente contrario, almeno non chiuso così tanto, insomma. La programmazione nazionale ci dice che ci sarebbe bisogno forse di 3 volte i numeri dei medici che vengono fuori oggi, quindi è assolutamente assurdo quello che succede. Bisogna convincere chi cerca di proteggere le caste, quindi gli ordini professionali, a cercare di ragionare in maniera diversa sul tavolo delle trattative. Ne vediamo che i nostri ragazzi vanno tutti all'estero a prendere la laurea, mi sembra veramente una cosa assurda, e nonostante questo i medici non bastano. Purtroppo non la pensiamo tutti allo stesso modo.